Diamo inizio subito al prosieguo dell'incontro che abbiamo fatto poi negli altri due precedenti, dove c'è questo leggero spostamento e un cambio, ma dove poi l'idea è stata quella di pensare questi momenti in continuità, insomma, cioè quindi passando da una riflessione teorica a poi un intreccio con alcune mostre, alcuni protagonisti della manifestazione. Quindi io lascio subito la parola a Walter Guadagnini, che ci presenta riferimenti anche della mostra che è Palazzo Casotti, quindi ci introduce su questa mostra. E poi dopo magari ne discutiamo un pochino insieme successivamente, ecco, dopo aver dato poi anche spazio a De Luigi Curtis. Prego. Grazie Panattoni, grazie a voi per essere qui. Sì, andiamo abbastanza veloci nel senso che in assenza degli autori ascoltare il curatore può essere interessante, ma entro certi limiti, quindi poi lascerò volentieri la parola a loro ed eventualmente poi anche la parola a voi per questioni che ci siano relative appunto alla mostra. È chiaro che quando mi è stato chiesto di proporre una mostra rispetto al tema vita in comune, le idee che mi sono venute sono state abbastanza, devo dire. Per fortuna, nel senso che è un tema ampio e ampiamente frequentato dalla fotografia sia storica che contemporanea. Per l'appunto, la prima decisione è stata quella quindi di individuare un ambito più che tematico che già c'era, temporale, e ho deciso in accordo poi con i curatori di affrontare questioni relative a fotografi del passato, ormai entrati abbondantemente nella storia, che però raccontassero vicende che in realtà non appartengono solo al passato, ma appartengono anche alla quotidianità odierna. Per questo e per antiche passioni nei confronti di alcuni, in particolare di questi fotografi, sono andato a individuare questo tema, che ha a che fare con la vita in comune, in quanto bene o male si tratta di quattro lavori che davvero raccontano quattro comunità. Naturalmente questo va posto come premessa, si tratta di quattro lavori che qui sono esposti in modo assolutamente frammentario. È una scelta minima rispetto a progetti che sono nati in tempi lunghi, nel senso che sono tutti progetti che hanno occupato questi autori per anni, letteralmente, e che hanno poi avuto come conclusione, come si usava una volta, soprattutto nell'ambito della fotografia, un volume e che poi sono diventati a loro volta delle mostre. Quindi anche in questo caso, questo ci tengo a dirlo, perché non è che vedendo questa mostra si legga l'intero percorso che ha portato i vari Van der Esken, Petersen, Strömol, Mecarmi ai risultati, e non si vede l'intero risultato, se ne vede una parte. È chiaro che queste quattro minime parti diventano poi un intero nel momento in cui vengono messe assieme nello stesso luogo, seguendo una logica comune. Per l'appunto, l'idea è quella proprio di individuare queste comunità. L'idea è ancora di più individuare, credo, il rapporto che si è venuto a creare in questi specifici progetti tra i luoghi e le persone. C'è un dato banalmente geografico. Due di questi lavori sono stati fatti a Parigi, sono quello di Van der Esken e quello di Strömholm. Uno è stato fatto ad Amburgo ed è quello di Petersen, e l'altro è stato fatto a Genova ed è quello di Lisetta Carmi. Sono
Ci sarebbe stato, ma per questioni organizzative non siamo riusciti. Nella mia intenzione ce n'era anche uno barcellonese, un lavoro di Juan Colom, che è uno strano figuro spagnolo assolutamente straordinario, che frequentava che fotografava le prostitute del barrio barcellonese tenendo la macchina nascosta, quindi anche con una visione abbastanza curiosa di questo fenomeno, ma purtroppo per ragioni organizzative non siamo riusciti a farcelo stare, però ve lo volevo dire perché mi sembrava una cosa interessante rispetto a questa idea europea, tutto sommato, di luoghi e di città importanti. Per l'appunto, dicevo, il rapporto tra luoghi e persone. Dunque, i luoghi banalmente geografici sono questi. È chiaro che poi all'interno di questi agglomerati urbani, che sono grandi agglomerati urbani, si trovano dei luoghi particolari, che sono i vicoli di Genova, che sono questo caffè proprio dove Petersen svolge tutta la sua vicenda, tutto il suo lavoro, il Caffè Leimitz, che dà poi il titolo alla serie, e sono Pigalle, la Rive Gauche, e in particolare poi in realtà un bar e i suoi dintorni della Rive Gauche di Strömholm e di Van der Esken. Questi luoghi, che non sono luoghi chiusi ma sono luoghi aperti, e infatti ognuna di queste serie ha poi, a parte quella di Petersen, ha poi degli scorci di esterni, in genere senza persone, gli esterni sono davvero solo il pezzo di città che appare all'interno della storia, della vicenda. Questi luoghi sono poi fatti dalle persone, per cui voi vedete una mostra nella quale sostanzialmente, se volete, il tema del ritratto è il tema principale. Se andassimo a leggere queste opere da un punto di vista della storia dei generi, come dire, no? Della storia dei generi, della storia dell'arte, così come si sono configurati nel corso dei secoli, questa è una mostra prevalentemente di ritratti. Però in realtà io sono assolutamente, ripeto, sono assolutamente convinto che questa sia una storia sia una mostra di ritratti, ma anche fondamentalmente di luoghi, all'interno dei quali l'elemento che caratterizza, diciamo, la fotografia di tutti questi quattro autori è proprio l'idea di vita in comune, proprio intesa come condivisione di questo spazio, che è evidentemente non solo uno spazio urbano ma uno spazio più latamente sociale, tra il fotografo e i suoi soggetti. È una, per quanto mi riguarda, assoluta casualità, nel senso che io non lo sapevo nel momento in cui ho pensato a questa mostra, ma trovo veramente interessante il fatto che ci sia contemporaneamente, nello stesso luogo, in questo caso Reggio Emilia, una mostra come Les Européens di Cartier-Bresson. Perché se si considera che Les Européens peraltro nasce esattamente negli stessi anni in cui Van der Esken fa Amore sulla Rive Gauche, è estremamente curioso, si riesce a percepire visivamente in maniera molto chiara la distanza che sta tra la fotografia classica, veramente classica, con tutto ciò che con questo termine comporta, di Cartier-Bresson, la distanza che c'è tra questa fotografia classica e la fotografia nuova, chiamiamola così, dei Van der Esken prima e dei Petersen, Strömholm e Carmi, che sono soprattutto Petersen e Strömholm letteralmente degli eredi delle posizioni di Van der Esken, da un punto di vista dell'utilizzo della macchina da un lato, ma soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo della propria figura all'interno dello spazio, vale a dire che Van der Esken, uso lui come termine di riferimento, è come se annullasse la distanza tra il fotografo e i propri soggetti, quella distanza che invece in Cartier-Bresson è ancora evidentemente leggibile. E di nuovo ribadisco questa idea di distanza tra i propri soggetti, non solo soggetti come persone, ma anche soggetti come città, come luoghi.
Ed è questa idea di vivere all'interno dei luoghi, di stare all'interno dei luoghi, per quello dicevo prima, si tratta di progetti non tanto complessi, ma sicuramente lunghi, nel senso che voi vedete, hanno tutti date scalate nel giro di anni, perché in effetti sono luoghi nei quali tutti gli autori tornano più e più volte, o stanno o tornano più e più volte, proprio per completare questa cosa e perché. L'idea è esattamente quella, non di agire da reporter, cioè arrivo, scatto e vado via, ma invece di agire in maniera tale per cui alla fine io sono parte della comunità, del luogo, delle persone, dei volti che sto fotografando. Questo è un passaggio assolutamente determinante da un punto di vista evidentemente del pensiero della fotografia, cioè del perché. Sostanzialmente si fotografa, non solo del cosa si fotografa, e anche evidentemente però dal punto di vista del come si fotografa. Cioè, il pensare in un certo modo evidentemente incide poi sul fotografare in un certo modo. E credo, torno a ripetere, chi veda queste mostre, quella di Les Européennes e questa in sequenza, si accorgerà proprio visivamente della frattura in qualche modo che c'è, perché trattasi proprio di frattura vera e propria. Se consideriamo al di là dello specifico europeo di queste vicende, che poi la storia raccontata da Van der Esken e quelle raccontate successivamente più o meno nello stesso periodo da Strömmol hanno una loro quasi totale coincidenza con gli americani di Frank e i primi lavori di Klein, beh, credo che si capisca bene come proprio questo passaggio tra fine 50 e primi 60 sia davvero determinante da più punti di vista. Questo per quanto riguarda la costruzione, diciamo così, della mostra e quelli che sono gli elementi, a mio vedere, principali e immediatamente leggibili di quello che è esposto. Credo che sia abbastanza significativo il fatto che in questa mostra ci sia un'autrice italiana, che è Elisetta Carmi, che oggi è un'anziana signora che vive in Puglia, ma che in quegli anni ha avuto un suo sicuro riscontro, che ha fatto un lavoro. Io mi sono profondamente stupito, devo dire, quando gli organizzatori, che peraltro ringrazio nella figura qui di Roberto Conforti per il loro lavoro e il loro supporto, quando mi hanno detto che la saletta dedicata a Lisetta Carmi sarebbe stata introdotta da queste cose che si usano fare adesso, in cui si spiega che le immagini è meglio che siano viste da persone superiori che abbiano più di 18 anni. Ed è assolutamente incredibile da un lato. Sono foto fatte in bianco e nero, peraltro, quindi con anche la distanza che dà il bianco e nero. Ma, insomma, sono state fatte 30, 40, più di 40 anni fa ormai. No, aspetta, non riesco a fare i conti. Sì, 40 anni fa. E stiamo qui a raccontarci che ci sono un paio di sessi maschili. Ecco, quindi bisogna mettere oggi nel 2012, bisogna mettere l'etichetta che è una mostra vietata ai 18 anni. E questo da un lato ti fa un po' specie pensando a cosa sta succedendo evidentemente nel nostro mondo oggi. Ma è abbastanza curioso anche pensare invece come nel 1972 Elisetta Carmi abbia trovato invece qualcuno che pubblicava un libro su questo argomento specifico. Un libro per nulla scandalistico, ovviamente, nemmeno politico in senso più basso del termine, ma un libro che raccontava questa vicenda con questa immagine, la vicenda appunto di questa comunità, chiamiamola, di travestiti nei vicoli di Genova, con tutta l'umanità che sta intorno a queste vicende. Ed è, credo, tutto sommato un dato abbastanza interessante.
interessante e curioso che ci potrebbe anche far riflettere su cosa sono stati quegli anni in termini anche di apertura mentale. Stiamo parlando dell'Italia di quegli anni. Notate che Strömholm ha dovuto aspettare di più per pubblicare l'Esame de Place Blanche, il libro che appunto lui dedica invece ai travestiti di Pigalle. Strömholm ha dovuto attendere più tempo. Quindi in fondo, ancora una volta, parlando di fotografia, si riesce a leggere abbastanza, nemmeno tra le righe, ma abbastanza direttamente, tutto sommato, quello che sta succedendo nella società in quel momento, sicuramente per vie trasversali, ma anche il fatto che, per l'appunto, questo sia un libro che è stato pubblicato nel 72, poi non è stato più ripubblicato ed è quasi caduto in una specie di, non dannatio memoria, ma di dimenticatoio molto banale, questo sì, e quindi è bene che oggi, in climi evidentemente totalmente diversi, si torni a rivedere questo lavoro. Ecco, io non aggiungerei altro, francamente, perché mi sembra che sì, perché mi sembra che basti così, mi sembra che si possa serenamente passare la parola di nuovo a Panattoni, che la passerà ovviamente a qualcun altro, ovviamente disponibile dopo per eventuali questioni. Grazie. Grazie Guadagnini, sì, direi che forse il percorso da seguire è proprio questo, no? Cioè di introdurre adesso la seconda mostra presentata da lei, De Luigi, e curata da lui, di Seba Curtis. Questa è invece a Galleria Parmigiani, esposta, e poi dopo magari discutiamo un pochino insieme e con il pubblico. E quindi lascio poi la parola a Daniele De Luigi. Grazie. Sì, anche in questo caso, anche per quel che mi riguarda, appunto, una volta appunto ricevuta l'incarico, la richiesta di fare una proposta sul tema di quest'anno di fotografia europea, che è vita comune, e naturalmente la domanda che ci si pone è appunto che tipo di contributo si può portare in un festival di fotografia su un tema di questo tipo, che è un tema che ha sicuramente, da un certo punto di vista, una lunga storia nella fotografia, come sottolineava Walter Guadagnini. C'è tanto materiale possibile di immagini di persone, di luoghi legati all'idea della vita in comune, della comunità, però c'è anche un aspetto astratto, filosofico, in effetti, di questo tema. E quindi la domanda che mi sono posto era come in effetti oggi si può parlare per immagini di un tema come questo, del significato della cittadinanza, del significato della partecipazione, dei diritti civili. E quindi ecco, la mia proposta è stata quella di chiamare questo giovane artista argentino, giovane artista argentino che vive in Inghilterra, vive a Manchester da alcuni anni e che si occupa da sempre, insomma, da quando si dedica all'arte, alla fotografia, del tema dell'immigrazione, in particolare del tema dell'immigrazione illegale, clandestina. E questo è dovuto chiaramente all'esperienza di vita personale anche di Seba, la propria esperienza, però abbiamo la fortuna di averlo qui, quindi sarà sicuramente lui magari a raccontare questi aspetti in prima persona. Ecco, quello che mi preme dire, introducendo la mostra, è che ho trovato interessante il modo in cui lui affronta questo tema, che è un tema nodale del mondo contemporaneo, è un tema molto, molto complesso ed è un tema che pone un problema dal punto di vista fotografico. Questa è una cosa che vale per, potremmo parlare ad esempio anche della fotografia di guerra, del fotogiornalismo in generale, vale anche per l'immigrazione. Trovo che ci sia questo problema di una sovraesposizione, per certi versi, del tema dell'immigrazione, una sovraesposizione di quelli che sono gli aspetti più evidenti, più spettacolari, quindi le immagini
di cui spesso possiamo vedere sui giornali o in televisione dell'aspetto più visibile dell'immigrazione clandestina, quindi i camion stipati di clandestini o le navi che sbarcano sulle nostre coste, i centri di detenzione, i CPT, e questo appunto come l'hanno descritto molto bene anche una coppia di artisti inglesi che sono Brumberg e Chenerin, che sono una coppia di artisti straordinari che non sono, fuori dagli addetti ai lavori, non sono abbastanza conosciuti secondo me, ma appunto descrivevano come siamo sottoposti veramente a un diluvio di immagini che però alla fin fine sono sempre uguali, no? su questo aspetto dell'immigrazione. E però c'è l'altra faccia della medaglia, che poi è la stessa, una invisibilità, una sottoesposizione di altri aspetti più fondanti del problema dell'immigrazione, più sistemici, potremmo dire, ovvero a un livello macro, potremmo dire, è tutto ciò che è sotteso a livello socio-politico ed economico, tutto quello che c'è dietro al problema dell'immigrazione. E dall'altra parte tutto quello che succede dopo, no? Che succede a livello più, anche più intimo, più personale, che succede quando gli immigrati vivono veramente in clandestinità, sono in situazioni in cui non possiamo più rintracciarli, non sono più visibili, anche se sono intorno a noi. E sono persone, hanno un ruolo fondamentale nella vita sociale e politica della nostra comunità. E quindi mi interessava cercare di individuare un fotografo, un artista che riuscisse ad andare oltre, pur partendo da una fotografia di tipo documentario, andare oltre la visibilità che abbiamo di facciate, insomma, sul tema, per affrontare il problema in modo un po' più profondo. È un problema, appunto, come dicevo, secondo me del mondo contemporaneo in generale, quello di cercare di comprendere i problemi oltre la loro visibilità, che abbiamo, naturalmente sappiamo, abbiamo avuto occasione in questi anni, durante Fotografia Europea, di parlarne spesso, di come l'immagine domini oggi il modo in cui noi comprendiamo il mondo e cerchiamo di capire il mondo. E questo è anche un problema della fotografia, cioè cercare di andare oltre la semplice visibilità dei fenomeni. Questa io credo che sia una sfida chiave della fotografia oggi. E quindi, ecco, questa come introduzione. Io vorrei che Seba intanto raccontasse in prima persona qual è la sua esperienza e cosa ha fatto in particolare per Reggio Emilia. È un progetto nuovo realizzato appositamente per questo festival, immagini realizzate da Manchester, come dicevo, che è la città dove vive da alcuni anni, quindi lavorando su un tessuto umano anche che conosce, e lavorando su immigrati che vengono sia da paesi dell'Unione Europea sia da paesi al di fuori dei confini dell'Unione. Let's speak here. Not here. Not here, they haven't said Italian. Speaking English, right? Taking from what you say about. Sì, tornando a quello che dicevi. Wow, I sound better with your voice. What you say about being invisible a quello che dicevi rispetto appunto all'essere invisibile, a questa saturazione di immagini, al lavoro di Bloomberg e Chenerin. Quando ho iniziato a lavorare, ero molto consapevole di questo e io stesso volevo anche avvalermi della mia esperienza personale quando sono stato io stesso un immigrato clandestino, per concettualizzare anche il problema. Quindi ho cercato di attuare un processo catartico, quindi anche di rielaborare tutta la rabbia che avevo dentro e di convogliarla nel mio lavoro.
With this specific project, con questo progetto specifico riguardante Manchester, Daniele told me about this Vita Comune, which appunto was, Daniele mi ha parlato del tema del festival Vita Comune. So I start to work with people. Ho cominciato a lavorare how people integrate to society, con le persone che hanno cercato di integrarsi a Manchester e che provenivano appunto da and altri paesi. E c'è una grande differenza tra coloro che hanno il diritto di accedere al paese, alla città, grazie a un passaporto europeo, ad esempio persone della Repubblica Ceca o dalla Polonia, e dall'altro lato invece c'erano persone, non so, dall'Iraq, dall'Iran, dal Kurdistan, dall'Afghanistan, che invece venivano da realtà diverse e vivevano realtà diverse. Ovviamente per loro l'integrazione era molto più difficile, perché quando si è legali l'integrazione è difficile, ma almeno si ha il diritto di rimanere. Io invece volevo attirare l'attenzione su coloro che appunto arrivano nel paese in altri modi, che cercano modi alternativi per entrare. I start to talk quindi with these guys ho cominciato a parlare con queste persone to get in, they have to smuggle inside per the lorries, capire inside the trucks, come sono riuscite ad arrivare clandestinamente England, sui camion attraverso la Francia, attraverso i porti. And before they have this, the police have this system. Ovviamente by hit, they can see if la polizia ha messo a punto dei sistemi per scoprire queste persone nascoste. It wasn't really efficient, so ma all'inizio questo sistema non era molto efficiente, quindi era più facile per loro accedere clandestinamente. They create this artifact. Poi invece the heartbeat la polizia of è riuscita a mettere a punto un dispositivo che riesce, diciamo, a cogliere se c'è del battito cardiaco. And it's a really tiny artifact that si tratta di un dispositivo truck, davvero che può essere collocato sul telaio di qualsiasi camion, so, ed ha un'elevata affidabilità. I was inspired by quindi this artifact, questo dispositivo mi ha ispirato in qualche modo, e io ho cercato di mettere a punto il mio detector personale di battito cardiaco. So I started to take the pictures with e long exposure on 5x4, ho cominciato quindi a fare delle camera foto con una esposizione molto elevata. So the film e quindi la pellicola, grazie a questa esposizione lunga, diventa quasi invisibile. So then the process was to put in the scanner. Poi appunto ho utilizzato lo scanner per scannerizzare le immagini, la pellicola stessa, e per così dire ho spinto i livelli dello scanner a dei livelli quasi Photoshop, così che da ottenere un effetto molto particolare, quasi live. Perché ne parlavo anche ieri. It's difficult to see any faces. You can see traces. You can see è molto difficile distinguere delle figure, diciamo, ben distinte. Si vedono dei so pezzi a, per a così dire. Per me questa era una ottima rappresentazione della vita di queste persone che arrivano illegalmente in Inghilterra, sono invisibili alla società, anche dopo che riescono a entrare devono lavorare duramente, moltissimo. E questo proprio fa sì che loro continuino a rimanere invisibili, anzi i media britannici li definiscono proprio come invisibili. Blood is thicker than water, I took it from that phrase. Il titolo, appunto, which, thicker than water, più denso dell'acqua, say, like, è un modo di dire per indicare che la famiglia è più importante di tutto, perché il sangue di solito conta più di tutto, i legami di sangue. Io stesso, quando ero un immigrato clandestino, mi sono reso conto che ti crei dei rapporti sociali, degli amici, delle relazioni che diventano la tua nuova famiglia, cercano di aiutarti, di sostenerti. E quindi ho pensato che questa metafora, quindi del sangue che è più denso dell'acqua, fosse buona per l'idea di vita in comune. Grazie, grazie. In attesa che ci sia anche da parte vostra qualche domanda, volevo anch'io sollecitare una lettura, un confronto, un attimo, no? Alcune puntualizzazioni, perché a differenza di Elio Grazioli io sono molto più libero e quindi sono contento di essere qui, perché sono
due tra le mostre che mi sono piaciute di più, posso dirlo liberamente senza particolare preoccupazione, e affermare anche che, questo invece senza un confronto, ma semplicemente limitandomi alla presenza, con un interesse particolare anche nella lettura dei due testi che accompagnano le mostre. E allora volevo a Guadagnini chiedere questo. Ho trovato appunto straordinarie queste immagini, e per certi versi vanno un po' contro quello che dicevo prima, no? Cioè delle fotografie che arrivano appunto esterni, oppure ritratti dove vengono poi focalizzate proprio qualcosa che è semplice, no, che è strettamente antropologico. Qui, come affermavi anche nell'introduzione, c'è un rapporto invece effettivo tra i ritratti e i luoghi, e quindi una terza via, se così possiamo dire, molto, molto, molto bella, e in particolare un passaggio che è presente poi nel testo con cui accompagna questa mostra, un riferimento a Capa, dove dice, no, cioè, se una fotografia viene male è perché sei troppo lontano. E quindi da assumere, non no, da assumere poi fino in fondo, cioè sono fotografie molto dentro. Molto dentro, e rimangono molto forti al di là dei 18 anni o non 18 anni, rimane qualcosa di molto forte, e di uno sguardo estraniante, però, come finisci poi nel testo, per me è un modo molto, perché questo è un problema molto che mi ha sempre sollecitato moltissimo. Sono tutti ritratti che sono però anche un autoritratto. No? C'è la citazione non mi ricordo esattamente di chi, no, ma da uno dei fotografi esposti, mi sembra Stonheim, e questo è molto interessante, cioè, quindi mi piacerebbe poterci un attimo se vuoi ritornarci sopra insieme per parlarne un po', insomma, di queste situazioni. Mi vengono in mente i film di Kaurismäki, cioè, questo mondo di lumpen, ma che tuttavia sono pieni di dignità in qualche modo, cioè, se non fosse forse troppo edificante dare questa caratterizzazione, ma sicuramente c'è una marginalità che dà un autoritratto molto, molto preciso, e di un'inquietudine che andrebbe cercata e non allontanata, di cui non aver paura, ma andarci dentro proprio in qualche modo. E queste immagini mi sembra che chiedono proprio questo, danno qualcosa di dentro e non un'idea degli europei, no? Cioè, danno invece qualcosa che forse è un autoritratto su cui bisognerebbe riflettere. Così come per quanto riguarda l'altra mostra, invece, anche questa è stata una scoperta per me molto personale, quindi parlo in termini personali, molto, molto bella. Anche come mette in evidenza poi De Luigi nel testo, c'è qualcosa, c'è uno stare insieme a prescindere dai diritti, no? Cioè, a prescindere dalle situazioni, effettivamente viene a emergere qualcosa di fattivo, come un po' il tentativo che si è cercato di mettere in evidenza fin dall'inizio. E anche qui però emerge qualcosa che per me è, dal punto di vista anche iconografico, molto, molto bello, quindi che chiedevo anche poi appunto a questa realizzazione con la presenza diretta, insomma, del fotografo, se questa mia impressione è più o meno condivisibile, perché c'è un punto molto abbastanza difficile. Lanzmann, quando realizza questo film che si intitola Shoah, appunto sulla Shoah, dice che non si può, se trovasse un film documentario che riprendeva degli ebrei che venivano presi, messi nei forni, no, nel camera gas, nei forni crematori, cioè, io lo brucerei, perché non si può proporre ancora immagini che in qualche modo danno il punto di vista del carnefice,
Non c'è, quindi allora riprendere degli immigrati clandestini schiacciati dentro i camion oppure tutto quello che esprime, no, questa costrizione, questo immaginario che si crea, è un immaginario poi che gioca su questa doppia sponda. Da una parte appunto una visione di ciò che costringe questo, è anche inevitabilmente una paura che comunque da tutto questo non può non giungere. E mi sembra che la realizzazione, anche appunto questo del battito cardiaco, molto rovesciandola proprio, no? Cioè quello che è lo strumento per identificare le presenze viene completamente rovesciato, è invece una via diversa, cioè non è più non faccio alcun riferimento, no, iconografico, mi invento una nuova iconografia come appunto Lanzmann propone, ma invece c'è anche qui una via diversa, una terza via, dove faccio vedere, ma dove lascio anche emergere una sottrazione del visivo, cioè qualcosa che nel visivo viene sottratto, e credo che questo sia un contributo molto importante per far vedere anche ciò che non si può semplicemente mostrare. Non so se sono riuscito a... Vado. Se volete fare qualche accenno. Sì, grazie peraltro. Sono contento che sia piaciuta la mostra, queste sono sempre soddisfazioni. Ma dunque, varie cose. Sì, rispetto al fondamentalmente è il come trattare il tema, poi alla fine, no? Perché la storia della fotografia è piena di ritratti di persone, di luoghi, chiamiamole marginali, disagiate, come vogliamo. Insomma, uno dei libri, ancora una volta, più famosi della storia della fotografia è How the Other Half Lives, come vive l'altra metà, no? Jacob Riis, alla fine dell'Ottocento. Lewis Hine, i bambini sfruttati, bla bla bla, tutte queste cose qua. La grande differenza di questi autori rispetto alle, appunto, alle premesse storiche di quello che addirittura è un genere della fotografia documentaria alla fin fine, è proprio questo, è quello di tutto sommato non volere spiegare né convincere nessuno. No, il grande passaggio rispetto al fotografare l'altra metà precedente a questa generazione è che il fotografare l'altra metà prima era sempre in una chiave, quasi sempre, in una chiave di miglioramento della società, di spiegazione dei fenomeni e via dicendo. No, tutte cose peraltro nobilissime, non è che si stiano a discutere nelle intenzioni, nei risultati, ma era effettivamente così, cioè era uno scopo. Tutto sommato, persino Sander dedica un capitolo alla categoria delle persone, sapete, il grande progetto di Sander che divide, no, la popolazione in varie categorie, gli intellettuali, i borghesi, eccetera, 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 e ci sono anche proprio i disagiati, quelli che hanno malattie mentali o che sono comunque marginali rispetto alla società, no? Cioè, tutto sommato, anche lui mette questa cosa in una specie di limbo nel quale bisogna poi spiegare e cercare di fare in modo. Questi autori qua fanno esattamente il contrario, tutto sommato, cioè stanno lì in mezzo e non spiegano più, non giustificano, non chiedono alla società di cambiare, cioè non c'è nessuna intenzione. Anche Strömholm accompagna il libro con un testo breve ma molto bello, molto incisivo, nel quale lui fondamentalmente dice: sì, guardate che io vi faccio vedere queste persone che quando voi le incontrate vi sorridono molto, eccetera, 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 e in realtà è una vita d'inferno. La faccio molto semplice, ma questo dice Strömholm. Ma attenzione, perché questa, io vi sto raccontando una storia di frustrazione, sfruttamento, eccetera, di mancanza di identità, e via dicendo. Però finisce lì. Dopodiché io vi faccio vedere delle persone che continuano a sorridere anche
davanti alla macchina fotografica, no? Quindi in fondo noi rimaniamo in questo, siamo noi adesso nel limbo che non sappiamo cosa scegliere, se andare dietro a queste figure o ritrarci, perché per l'appunto mettono in discussione, poi a loro volta loro mettono in discussione la nostra morale, la nostra identità sessuale, bla bla bla. Quindi da un lato c'è sicuramente questo aspetto, dall'altro un aspetto che a me interessa, altri due aspetti che mi interessano molto, uno l'ho appena detto, è quello dell'identità. È chiaro che questi sono ritratti e sono luoghi che giocano molto sul tema dell'identità, cioè chi siamo, chi vogliamo essere, come vogliamo apparire, e lì è tutto molto esplicito, tutto molto chiaro nella sua ambiguità. L'altro aspetto che mi piace di questa parte del lavoro di questi autori, anche qui piccolo inciso ovviamente, è una parte minima di lavori enormi di questi autori, insomma se andiamo a vedere tutto il percorso di questi autori è poi variatissimo, questi sono dei piccoli dettagli, è una parte di storie molto più complesse. Piace molto questa idea di giocare con un'altra delle caratteristiche perenni, come dire, eterne della fotografia, sin ancora una volta dei suoi esordi, che è quella di giocare sul voyeurismo. In fondo la fotografia e il voyeurismo hanno rapporti, come sappiamo, molto stretti. E andare a toccare un tema così come quello per l'appunto in particolare penso a, togliamo Van der Esken da questa storia e prendiamo gli altri tre, però poi Van der Esken anche, insomma, questa Vali è un personaggio un po' ambiguo, no? Non si capisce bene che cosa faccia in realtà lui in questa specie di fotoromanzo che Van der Esken mette assieme, lei risulta un po' una zoccola, insomma, fondamentalmente, quindi insomma non è che ci faccia una gran bella figura neanche lei, ma insomma al di là dell'aspetto del lavoro di Van der Esken, gli altri tre sono evidentemente tangenti al tema del voyeurismo, quindi mi incuriosiva molto anche questo aspetto tra i tanti possibili, ecco, giusto per seguire il filo del ragionamento. Ritratti che sono anche autoritratti, no? Credo che sia assolutamente calzante per le immagini di Seba Curtis, proprio perché credo che Seba possa ritrovare in tutte queste persone che ritrae un po' della propria esperienza, sa cosa significa passare certe esperienze, sa cosa significa vivere in determinate condizioni, appunto dovendosi nascondere, non avendo certi diritti riconosciuti, e al tempo stesso cercare di costruire dei nuovi legami, di inserirsi in una nuova comunità, in una nuova famiglia. E questo aspetto penso che sia ciò che conferisce alle immagini di Seba Curtis un certo pathos, se vogliamo, che però non è un pathos, è un pathos intellettivo, un pathos pensoso, non so come dire, non sono immagini che ci vogliono scioccare, non sono immagini che vogliono commuovere in modo facile, sono immagini che vogliono farci pensare, metterci davanti a delle persone, alla loro realtà umana più profonda e farci pensare. Quindi abbiamo le immagini di Seba Curtis, sono immagini che vanno completate con il nostro sapere, con quello che non bastano da sole, dobbiamo informarci sui problemi, avere voglia di capire e in questo modo completare le immagini per capirle. Sono immagini spesso anche metaforiche, ad esempio abbiamo, so per chi ha già visto la mostra, sono molto evocative l'immagine una di fronte all'altra, l'immagine di un aereo, di un aeroplano che può diventare metafora di un sogno, no? Può simboleggiare la libertà di movimento che
nel mondo globalizzato è una chiave fondamentale perché tutto funzioni, però al tempo stesso per questi immigrati che da un punto di vista sociale ed economico sono fondamentali perché tutto questo sistema si regga è un miraggio. E di fronte abbiamo questa immagine presa in un Luna Park in cui abbiamo un fucile che è un fucile giocattolo, però è un fucile che punta verso una zona buia della stanza e sullo sfondo abbiamo un'immagine di un bosco che diventa naturalmente il metafora del luogo dove cercare rifugio, dove nascondersi. E quindi le immagini della mostra costituiscono un mosaico da questo punto di vista che permette, credo, di entrare un po' più in profondità su questo tema. Parlavi di immagini della violenza, no? Abbiamo spesso appunto inevitabilmente il tema della Shoah emerge quando si parla di immagini della violenza e appunto c'è questa questione, come dice appunto Slavoj Žižek, che distingue tra una violenza sistemica è una violenza più apparente, più visibile, no? È stato tradotto violenza sistemica, è quella che nella traduzione italiana del libro gli dà il titolo, diventa la violenza invisibile, no? E abbiamo tante immagini della violenza più visibile che si manifesta tutti i giorni, ma questa violenza invisibile che è sottesa al sistema spesso non la vediamo. E il problema della rappresentazione della violenza è un problema grosso, secondo me. Credo che le parole di Susan Sontag dopo 40 anni scritte, no, nel suo libro sulla fotografia, penso che pesino ancora come un macigno su di noi, no? L'idea che delle immagini, quando non ci mostrano più qualcosa di nuovo, non sono più in grado di sconvolgerci e ci abituiamo anche all'atrocità. E poi appunto lei in chiusura, insomma, di questo breve ma intensissimo saggio scrive che la conoscenza data dalla fotografia non riesce a essere una conoscenza del mondo politica ed etica. Io però credo che ce ne sia un grande bisogno e penso che, ripeto, questa possa essere una sfida per la fotografia, quella di trovare nuove strade per essere anche una conoscenza politica ed etica del mondo. Sì, credo di capire cosa intendi. Credo che la fotografia stia evolvendo e si è passati quindi da una fotografia, diciamo, romantica con un'improntata a una vecchia poetica che non esiste più. E oggi il pubblico ha bisogno di stimoli e non è più abbastanza mostrare la sofferenza delle persone in modo forte, graficamente, e poi tornare così alla vita di tutti i giorni. Adesso abbiamo spazi che ci danno la possibilità di interagire con il pubblico e il pubblico deve anche confrontarsi con se stesso e con le situazioni a cui è posto davanti e deve essere parte delle mostre. Deve quindi essere coinvolto in prima persona, bisogna stimolare in loro riflessioni affinché appunto una volta tornati a casa continuino a pensare a quello che hanno visto. Io credo che, scusa, una cosa che non ho citato nel testo ma mi è venuta in mente, credo che alcune immagini di Seba Curtis, queste appunto realizzate con questa tecnica che raccontava, ispirata a questo heartbeat detector, forse ci possano, lo chiedo a te perché ne hai una conoscenza sicuramente più approfondita, più efficace della mia, possono quasi metterci a confronto con il concetto di Agamben, di nuda vita, forse, questi corpi umani, queste esistenze che vivono nell'invisibilità, sono quasi senza diritti e sono quasi sul filo della sparizione dal punto di vista della nostra
la nostra capacità di comprenderle, di toccarle, no? Come, non so cosa... Facevo la domanda a te, ribaltiamo. Vado a nozze con queste... Però non per niente ho fatto. Io credo che questo sia effettivo, insomma. Cioè, è straordinario questo rovesciamento del battito, cioè come della tecnica come per scoprire vita che viene restituita, perché poi in fondo appunto è un aspetto di partecipazione che dove niente quanto il battito cardiaco è nuda vita, insomma, no? Quindi è un crinale che colpisce moltissimo, insomma. Lo dicevo prima, ma appunto non perché siamo qui, ma perché ho avuto la fortuna nell'incrocio di trovare proprio due mostre su cui avrei parlato molto volentieri, insomma. Così come anche il discorso proprio della permanenza, di tornarci sopra, no? Però ecco, non voglio approfittare di questa sollecitazione che mi spingerebbe ad andare avanti, e invece nel tempo che ci rimane ancora, se avete qualche domanda... Grazioli. No, è che tu resisti, va bene. Una vita non... Equilibrata però, no? Senza esprimere preferenze. Sempre. Scusate, è colpa mia. Anch'io posso dire che mi sono piaciute tantissimo queste due esposizioni, tra l'altro così diverse, così lontane una dall'altra. Di quella curata da Walter Guadagnini, cioè, a me ha impressionato soprattutto il comportamento di questo lumpenproletariat, questi che mettono le mani dentro le camicette alle donne lì davanti a tutti, una cosa veramente fisica molto, molto sconvolgente. A proposito di voyeurismo, sarebbe interessante, invece forse il tema è rovesciato in Lisetta Carmi, dove lì invece c'è un esibizionismo esasperato, per cui viene sempre da chiedersi se l'altra faccia non c'è un voyeurista senza un esibizionista, come non c'è un sadico senza un masochista. E viene sempre in mente poi la frase di Andy Warhol, molto, molto acuta oltre che spiritosa, che a lui interessavano i transessuali perché fanno fatica due volte. E mi fermo qua. Come vedete non è una domanda, è una cosa così, però è uno spunto. Della mostra di Seba Curtis veramente vorrei dire questa cosa, che non è venuta fuori perché i discorsi sono tanti, in particolare quella del cuore nella stanzetta, che è una sorta di installazione. È veramente efficace perché è una metafora formidabile, cioè arriva immediatamente. Anche come il suono e l'immagine si legano tra di loro e si scambiano di posto, cioè il battito cardiaco sembra il battito dell'immagine, cioè l'immagine che prende vita, e quindi è proprio qualche cosa di primordiale, come se fosse la nascita dell'immagine. A me anche qui è venuto in mente un film, però non mi ricordo il titolo, non guardo mai i titoli, arrivo sempre che è già cominciato, che è la storia di un, mi pare che siano indiani, due giovani, uno che cerca di raggiungerle, quella che è la ragazza che ama ma che i genitori non vogliono dargli, che è emigrata con la famiglia appunto a Londra o comunque in una città della Gran Bretagna, non mi ricordo. Questo giovane tutto da solo parte dall'India
e il film è sull'ultimo pezzo, cioè del viaggio, la traversata, e lui ha questa esperienza in cui viene caricato su un camion per passare la Manica, e ha, c'è proprio questa, la scena della polizia o dei controllori con questi detector che cercano di individuarlo, e mi ricordo che vengono tutti coperti in sacchi perché quel detector credo che fosse su sì, è un detector appunto che rileva il calore, quindi mettono del calore, non, esatto, non del calore. Anche quello è bellissimo, perché è anche nella sua installazione, o forse è un'associazione mia, non lo so, queste immagini sembrano emergere dal calore. A me è venuto in mente la Polaroid, no? È come una... E quindi c'è calore, immagine, battito. Sì, it's life. I mean, sì, è la vita. Il cuore rappresenta... Per me il cuore rappresenta la vita. Come essere umano, come qualsiasi essere umano, appunto, nessuno vuole che il cuore smetta di battere, ma per quei ragazzi, quando sono nascosti in questi camion, per qualche secondo vorrebbero che il loro cuore smettesse di battere. Quindi è una metafora proprio sulla vita, e l'unica cosa che vorrebbero è appunto accedere a una vita migliore, a un futuro migliore, e devono superare queste difficoltà per farlo. Non so se avete visto anche il video su come ho realizzato le foto, quindi sono passato dal negativo alla scannerizzazione. Ebbene, quindi si passa anche dal bianco al colore, di nuovo un'altra metafora, proprio sull'essere in mezzo a qualcosa, nel venire al mondo, ma poi tutto torna nero e questa è la fine. È in una stanzetta, sempre nella mostra. Sì, no, è quella che dicevo io. Ah, sì, sì. Ah, sì, sì. Dietro una tenda nera. Sì, 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 quella. Scusa, che devo fosse una cosa più. No, io volevo fare una domanda sul lampadario. A me è piaciuta questa. La foto del lampadario. Sì, si tratta di un luogo di Manchester, un quartiere dove ci sono i curdi, ed è proprio il luogo che frequentano, e la prima cosa che fanno quando arrivano solitamente è andare in questo luogo e cercano altre persone del loro villaggio d'origine o parenti, e proprio affinché li aiutino a trovare un lavoro, un alloggio. È proprio un punto di incontro importante per loro. E diciamo che anche se vivono così underground, sono comunque molto organizzati. Vabbè, ma perché hai sparato la foto così? Mi volevo chiedere del lampadario. Ma tu l'hai vista la lampada? In Inghilterra non c'è la lampada così. Questo è proprio della sua cultura. Ma se tu vai a Manchester o Londra... incontrare qualcosa così è stranissimo. For them per loro is bringing their own, significa portare la loro casa con sé, e questo rende l'integrazione ancora più difficile, perché invece che cercare di interagire con la società rimangono ad interagire soltanto tra di loro. Ti piace? Anche la fotografia più piccola, sempre sui toni del rosa, del rosso, sì. Di una tenda, è un tipo di tenda che utilizzano Sì, in Kurdistan. Va bene, grazie. Vostri interventi, grazie a voi per aver ascoltato con noi questa situazione.